Buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo letto il, il cantico del Servo di Yahweh che abbiamo diviso in tre parti e, e oggi riprende il discorso di Yahweh, il lungo discorso di Yahweh. E dopo, aver fatto una, dopo aver manifestato alcuni oracoli successivi, la venuta del re Ciro e poi quella del Messia, eh, Dio eh, si lamenta che il suo popolo non ascolta la parola, non ascolta queste cose. Ecco. E, leggiamo eh, che cosa dice in questa invettiva contro il popolo. Israele. Dice, sordi ascoltate, ciechi volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Chi è cieco come colui che è stato ricompensato? Chi è cieco come il servo di Yahweh? Hai visto molte cose, ma non vi fai attenzione, hai aperto gli orecchi, ma senza sentire. Ecco, sordi e ciechi lo spiega subito dopo che cosa vuol dire, però chi è che è cieco? E, ci sono alcuni. Mh, Alcuni appellativi con cui Dio eh, definisce Israele, tutto l'Israele, anche se, anche se sappiamo che l'Israele del Nord, la maggior parte delle tribù, quasi 10 quasi o 11, non si sa, eh, erano state dep deportate definitivamente in Assiria, quindi rimane. E solamente Giuda. Invece, infatti, in questo passo eh, parla di Israele e Giacobbe, che è la stessa cosa. Giacobbe è il nome del capostipite, e Israele era il nome che gli era stato da Dio che gli era stato dato da Dio. E quindi ci sono vari appellativi: il mio servo, il mio messaggero, colui che è stato ricompensato, e il servo di Yahweh addirittura, e perché Israele era il popolo eletto e, e doveva eh, mettere in pratica la dottrina della legge e non, deve, non, doveva essere, di, di, non doveva diventare una potenza militare eh, nel progetto di Dio, ma doveva diventare grande per il modo in cui viveva, cioè seguendo la legge di Dio. Eh, ci sono alcuni re, come Salomone, che sono diventati famosi per la loro saggezza, una saggezza che veniva da Dio, eh, tanto che venivano fin da lontano per ascoltarlo. E, e quindi ci sono questi appellativi. Israele è servo ed è anche il messaggero che Dio ha inviato e tutto il popolo in questo caso l'eletto del Signore. Il messaggero è quello che comunica le cose di Dio attraverso i profeti, soprattutto, ma la vocazione a essere messaggero di Dio era per tutti gli israeliti. E poi dice che. Colui che è stato ricompensato. Da cosa è stato ricompensato Dio Israele? Senza che abbia fatto, eh, che probabilmente non si meritava questa ricompensa. Beh, possiamo dire le cose principali. Intanto eh, la liberazione dalla schiavitù. Israele era diventato un, un eh, popolo libero grazie a Mosè. E poi il dono della legge, e poi il dono della terra, oltre a tutte le altre cose, tantissime, però queste sono le più importanti che anche gli ebrei ricordano sempre. E poi l'ultimo appellativo. Queste sono le ricompense di Dio, ma sono ricompense un po' strane perché si dà una ricompensa quando uno fa qualcosa. Invece la storia biblica, la storia sacra, ci racconta che Israele era un popolo, un popolo ribelle e ostinato. Lo è sempre stato in gran parte. C'era solo un piccolo resto di fedeli che seguiva la legge, che seguiva la parola di Dio. E, però Israele rimane sempre il servo di Yahweh, infatti, gli israeliti, anche gli ebrei oggi, chiamano Yahweh il loro re, e non solo il loro Dio. E, solo che eh, la vocazione a essere servi, a essere messaggeri, a essere chiamati. Servi di Yahweh eh, ecco, non è da tutti. Ecco, nella storia biblica eh, questo lo vediamo soprattutto nei profeti e nei, e nei giusti dell'Antico Testamento, ma grande, grande par parte del popolo e in diverse occasioni eh, della storia eh, di Israele il popolo è sempre stato ostinato e ribelle. Ci sono anche dei salmi che raccontano proprio la storia sacra seguendo il tema dell'ostinazione, dell'incredulità. Però in questo caso, al versetto 20, Yahvé, Dio, rimprovera il popolo per, 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 per alcune cose. Dice, hai visto molte cose ma non vi fai attenzione, cioè tutte le gesta eh, che ha fatto Yahweh. Eh, L'ultima era molto vicina, era accaduta da poco, la grande vittoria eh, di, eh, di Dio contro Sennacherib, Senna, contro la dominazione assira, l'unico popolo che era riuscito a scampare alla dominazione assira era stato Israele grazie a un l'abbiamo visto nel, nella prima parte del libro grazie a un oracolo di Dio e alla fedeltà di un re di re Ezechia quindi hai visto molte cose in sia nell'antichità all'inizio e durante la storia del popolo ma anche hai visto Dio gli dice al popolo hai visto anche tante cose molto vicine molto prossime che hai visto da poco però non, il popolo non ci fa attenzione ecco, le, le vittorie di Dio eh, servono ecco, per per creare la fede, per aumentare la fede. E qui, stranamente, dice che il popolo non vi faceva attenzione neanche alla vittoria strabiliante contro appunto l'esercito assiro. E... e poi dice hai aperto gli orecchi, ma senza sentire l'oblio della parola di Dio. L'abbiamo visto nel primo libro, quando il profeta rassicura il popolo eh, perché stava calando a sud verso la Giudea l'esercito assiro e, e Isaia eh, trasmette l'oracolo di Dio, ecco che la dominazione assira non prevarrà su Israele e tantissimi non ci credono. Intanto il re Akaz che cerca una, una collaborazione eh, con il re Assiro eh, e non fa quello che, voleva, che, che aveva detto di fare Dio. Poi altri nobili abbiamo visto che scappavano in Egitto a, a chiedere l'alleanza nell'imminenza dell'invasione. Quindi. E, davvero il popolo aveva visto molte cose ma non vi ha fatto attenzione, aveva aperto gli orecchi eh, ma non sentiva, eh, non ascoltava la parola di Dio. E ne parleremo di questo alla fine, anche rispetto alla Chiesa. Yahweh, versetto 21. Yahweh è compiacente a causa della sua giustizia. Renderà la legge grande e gloriosa. Ma egli è un popolo depredato, saccheggiato e spogliato. Sono tutti presi al laccio negli anfratti delle rocce, nascosti nelle prigioni. Furono dati al saccheggio e non c'è chi salva, alla razzia e nessuno dice restituisci. Chi fra voi porge l'orecchio a ciò, vi fa attenzione e ascolta le cose a venire? Chi abbandonò Giacobbe alla razzia, Israele ai predoni? Non è stato forse Yahweh contro il quale abbiamo peccato, per le cui vie... Non vollero camminare, la cui legge non ascoltarono. Riversò su di esso il furore della sua ira e il vigore della guerra. Essa lo ha avvolto nelle sue fiamme tutto intorno, ed egli non ha compreso. Lo ha consumato col fuoco, ed egli non se l'è presa a cuore». Ecco, un, ho letto una parte un po' lunga, ma il tema è sempre quello, a parte il versetto 21 che fa da cerniera, ma i versetti 22 fino al 25 eh, parlano della sconfitta dell'Israele del Nord, delle dieci tribù e, e dell'esilio, dell della fine del regno del Nord. Quindi rimane solo la tribù di Giuda. Con qualche, altro, con qualche altro elemento che veniva dalle altre tribù, ad esempio Beniamino, i Leviti e anche alcuni degli, delle altre tribù, ma in gran parte rimane solo Giuda. Però il versetto 21 ci dice una cosa molto importante, che Yahweh è compiacente verso Israele non tanto perché il popolo è bravo, fa bene, anzi, sta dicendo tutto il contrario, ma è compiacente per la sua giustizia. E, e per questo continua il suo progetto fino a rendere la Torah, la legge di Mosè, e tutti gli oracoli dei profeti grande e gloriosa. Ecco. E, e poi parla dell'Israele del nord, popolo depredato, saccheggiato, spogliato. Ecco, gli eserciti assiri avevano distrutto tutto, avevano saccheggiato, preso, eh, preso in ostaggio eh, probabilmente le donne, poi avevano deportato gli uomini. Come forza lavoro e li avevano portati in, in Assiria, quindi il popolo era spogliato di tutti i doni che abbiamo visto prima, ehm, i doni di Dio dati a Israele, cioè la libertà, la legge e anche la terra. E poi c'è un altro rimprovero al versetto 23. «Chi fra voi porge l'orecchio a ciò, vi fa attenzione e ascolta le cose a venire?» Ecco, e qui è anche, ancora una volta la mancanza di ascolto della parola di Dio. Abbiamo già parlato. Perché... Meditare sulle gesta del Signore antiche e ascoltare la Sua parola serve per avere più fede, per essere più saldi, per essere più in pace, perché c'è Dio, se Dio è presente, si sta in pace. E anche, come dice alla fine del versetto 23, comprendere le cose a venire, perché quello che fa Dio è sempre. Eh, è sempre inserito in un disegno, eh, in un disegno che esistenziale, diciamo così, epocale, che, che, che si snoda questo disegno eh, lungo i secoli ecco, e non finisce mai. C'è un progetto ecco, che è iniziato con la creazione dell'uomo e finirà con la... Eh, con la diffusione dei Vangeli alla fine del mondo, la diffusione dei Vangeli a tutti i popoli. E allora, che cosa devono co in questo caso, rispetto alla sconfitta del regno del nord di Israele, che cosa dovevano eh, comprendere, fare attenzione, eh, che il regno del nord si, si era traviato ed è stato punito da Dio. Questa è una lezione che serve anche a Giuda, perché poi dopo alcuni secoli accadrà anche a Giuda di essere eh, deportato e di subire la sconfitta totale da, dai babilonesi ed essere deportato. Eh, però eh, se non si dà retta alla parola di Dio, ma questo ne parleremo... Alla fine, anche rispetto alla Chiesa, perché poi siamo, siamo tutti uguali, siamo un po' come gli ebrei anche noi, non erano solo loro disobbedienti, ribelli e ostinati. E il problema è il peccato: Yahweh contro il quale abbiamo peccato. Non abbiamo voluto camminare nelle sue vie e non abbiamo voluto ascoltare la sua legge. Ecco qua il grande problema. E allora Dio arriva al castigo. Ecco, Dio è buono, ma è anche padre. E quando il suo popolo, i suoi figli, vanno troppo lontano, eh, deve, deve agire, e spesso lo fa, con dei castighi e delle umiliazioni. Ecco, eh, sia l'Israele del Nord che... Che la Giudea vengono deportati e perdono tutto, l'ho detto prima: la libertà la legge, e, e la libertà, la legge e la terra. Ecco, Dio eh, ha una grande pedagogia perché deportando il popolo in un, in un paese pagano dove c'era un totali, totalitarismo, completo, ecco, eh, gli ebrei rimpiangevano la legge di, di Mosè che era, molto, eh, che era una legge giusta ed era una legge per uomini liberi, invece eh, sotto i domini pagani ecco, si era alla mercé dell'imperatore o del dittatore e non c'era la libertà e non c'era la terra e non si poteva neanche osservare la legge all'estero, si faceva più fatica, perché tante leggi non potevano essere messe in pratica. E quindi alla fine la nostra pericope, il passaggio di oggi, si conclude con la metafora della guerra che Dio permette, dice al versetto 25, per il furore della sua ira. E quindi questa guerra è come un, è come un incendio, è descritta come un incendio. Quando scoppia un incendio si può solo scappare, ma si può anche rimanere prigionieri, e non c'è scampo, e si muore tra le fiamme. E questa è stata... Eh, questa è stata la sconfitta eh, che ha subito l'Israele del nord e nessuno è scappato. Eh, si sono nascosti nelle prigioni, negli anfratti delle rocce, nel deserto, ma eh, sono stati tutti presi e deportati e molti uccisi. Quindi sono queste fiamme tutti intorno. E, la finale, le fiamme tutto intorno, indicano proprio la guerra, che è come un incendio. E però la finale è drammatica. E dice: Lo ha avvolto nelle sue fiamme tutto intorno, ed egli non ha compreso, non, lo ha consumato col fuoco, ed egli non se l'è presa a cuore. Allora eh, L'Israele del nord non ha neanche capito perché ha subito la sconfitta, perché era volontà di Dio ed era un castigo per il peccato. Infatti l'Israele del nord rimane in Assiria e non tornerà più. Eh, mentre invece la, i giudei, quando saranno deportati a Babilonia alcuni secoli dopo, rimpiangeranno eh, la loro terra, il loro tempio, le loro case eh, e anche la loro legge e il Dio di Israele. E quindi eh, il Signore poi li fa ritornare. Abbiamo visto con l'editto di Ciro, però. Eh, il fatto di non aver compreso il perché Dio avesse permesso una sconfitta del genere è drammatico. Quindi, era un popolo completamente al buio che non sa eh, vedere la storia e, e non sa la motivazione delle cose che succedono, soprattutto queste catastrofi mh, epocali ecco, che mh, designano. Ecco, la fine delle dieci tribù. Ecco, pensate, la maggior parte di Israele non è più tornata. Qualche breve spunto, vorrei iniziare a parlare dei castighi di Dio. Ecco, ma prima del castigo c'è sempre, nella storia biblica, ma anche nella storia della Chiesa, c'è sempre l'avvertimento. Ecco, proviamo a vedere eh, la Chiesa, ad esempio, adesso abbiamo parlato di Israele, eh, anche noi in, nel secolo scorso abbiamo avuto degli avvertimenti molto importanti, le apparizioni di, 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 di Fatima. La Madonna chiedeva conversione al mondo, al mondo cristiano, e questa non c'è stata, non è avvenuta. E la Madonna aveva predetto che ci sarebbe stata la guerra mondiale, la prima, e che se gli uomini non si convertivano ci ce ne sarebbe stata un'altra ancora peggiore, ed è avvenuto così. Quindi c'era l'avvertimento. Guarda, è la stessa cosa che succede nel libro di Isaia, eh? è sempre il modo di fare di Dio. Eh, questa volta c'è la Madonna. E, e non a caso l'unico Stato europeo che non ha avuto la guerra, che non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, c'era anche la Spagna, ma la Spagna aveva avuto la guerra civile, aveva avuto il suo castigo, l'unico Stato, l'unica nazione che si è salvata dalla guerra è stata il Portogallo, dove ci sono state le apparizioni. Apparizioni a cui anche i media di allora non hanno dato molto spazio, se ne, non se ne è parlato abbastanza, forse, ma eh, soprattutto eh, c'è stata l'incredulità degli uomini, anche dei cristiani, a non seguire eh, ciò che la Madonna chiedeva, cioè la conversione, cambiare vita. E oggi con Mezzugorie, che sono la continuazione dei messaggi di Fatima, come dicono i veggenti, c'è la stessa cosa, ci sono degli avvertimenti. Quante volte se leggete i messaggi di Mezzugorie, la Madonna chiede la conversione: se ci sarà la conversione, anche i castighi che sono già pronti nelle mani di Dio, possono essere annullati. Potete leggere il libro di Giona dove avviene una cosa del genere. Dio aveva pensato di distruggere la città, ma la città si è, <ride> ha fatto penitenza e la minaccia è stata annullata, il castigo è stato annullato. La conversione può fare tutto, ma dipende da noi. Però c'è l'avvertimento, come gli oracoli di Isaia. Ecco, poi meditiamo, secondo spunto, su quel passaggio che dice «Yahweh è compiacente a causa della sua giustizia». L'ho già detto, non è compiacente perché siamo bravi, no, anzi, siamo ribelli e ostinati. Però Dio è compiacente perché vuole rimanere giusto e, e Dio eh, eh, non rende il male, il, il male col, al male, ma agisce sempre in modo positivo, anche quando castiga. La casti, la, il castigo viene per la conversione, come è successo ai giudei a Babilonia. E però c'è questa giustizia di Dio che lo dicono i racconti anche dei salmi, della storia sacra, che nonostante l'ostinazione e la ribellione del popolo, Dio va avanti sempre con il suo progetto positivo ecco, e non lo accantona mai. Potrebbe dire, beh, insomma, siete ribelli adesso eh, arrangiatevi voi. Io smetto di, di beneficarvi, smetto di fare il bene con voi perché non, me lo, non ve lo meritate. Invece, Dio non fa così. E poi la giustizia di Dio la vediamo nel Nuovo Testamento. Se ricordate. Il battesimo, il battesimo di Gesù quando Giovanni Battista gli dice ma sono io che dovrei venire a battezzarmi da te e tu vieni da me e, e, e Gesù eh, gli dice bisogna che, ehm, che adempiamo ogni giustizia c'è il termine giustizia anche, anche là e lì si vede la, la giustizia di Dio ecco che manda il suo figlio il quale è un uomo come noi, chi l'avrebbe mai detto avrebbe potuto mandare un angelo dal cielo, tutti avremmo obbedito, ma a questo a, a, al Signore non interessa, non vuole dei sudditi, ha mandato un uomo come noi, Gesù di Nazareth, il quale si è sottomesso a tutto è nato da donna, è stato sottomesso ai genitori, è stato sottomesso alla legge. Ha lavorato con le sue mani per procurarsi il pane fino a 30 anni e poi ha iniziato il suo ministero e poi è morto ingiustamente è morto come tutti gli uomini. Ecco, quindi la giustizia di Dio è questa. Ecco, è come se Dio eh, venisse sulla terra e si sottometterebbe anche alle maledizioni eh, di Dio all'uomo quando eh, all'inizio della storia ha disobbedito e, e c'erano queste sanzioni. Eh, col sudore della fronte ti guadagnerai il pane, la terra eh, produrrà. Spine e triboli, eccetera, e tu dovrai lavorare, faticare. La donna doveva partorire con dei dolori. Ecco, Gesù si è, si è sottomesso a tutto, questa è la giustizia di Dio, ecco, invece che punire fa una cosa ancora più grande: manda il suo figlio, e viene lui stesso ad abitare con noi e a condividere pienamente la nostra condizione umana. Questa è la giustizia di Dio, questo è meraviglioso, il nostro Dio è proprio, è proprio grande. E, e poi l'ultimo spunto, molto breve, dice il versetto 24, contro il quale abbiamo peccato e qual era il peccato, non ascoltare la legge e rifiutare di camminare nella sua via, nella via, nel cammino che Dio ha preordinato per noi e eh, che ci ha eh, messo davanti. Ecco, ma io mi sfermavo eh, su un'altra parola che dice Isaia, non hanno ascoltato. Eh, quando uno non ascolta la parola di Dio è già un rifiuto. C'è una grande fiacca nella Chiesa rispetto alla parola di Dio, non lo dico io, eh, eh, ma io vedo anch'io tante cose ecco, in, con, con i gruppi biblici, eccetera, ma eh, lo dicono anche dei papi e non solo dei papi. Siamo tutti ignoranti per quanto eh, concerne la parola di Dio, non la leggiamo mai, non conosciamo... Eh, la storia sacra, non conosciamo i Vangeli, non capiamo eh, neanche eh, che, Dio che cosa fa. Siamo come l'Israele eh, del nord che non comprendeva il castigo perché non leggeva mai, eh, eh, non ascoltava mai gli oracoli dei profeti. E allora anche noi, se non leggiamo la scrittura, siamo al buio. E allora anche noi come i pagani, come i non credenti, pensiamo alla fortuna, alla sfortuna, sono delle cose casuali, c'è cioè il caos nella nostra vita e questo era quello che è accaduto al Regno del Nord, che è stato colpito da questa dominazione assire ma non ha capito niente non ha capito neanche che aveva peccato. E noi siamo un po' così, non lo dico io. Ad esempio, per quanto riguarda la parola di Dio, il Papa emerito Ratzinger ha detto chiaramente e pubblicamente che per quanto riguarda i cristiani bisogna parlare di analfabetismo religioso, cioè non sappiamo niente perché non leggiamo la Bibbia, non leggiamo il Vangelo. San Girolamo dice che l'ignoranza della parola di Dio è ignoranza di Cristo. Una parola severissima aveva San Girolamo, ma lo dice anche la Madonna. In un messaggio piangendo ha detto, vi siete dimenticati la sacra scrittura. Allora vedete che il non ascolto è già un rifiuto, perché? Perché invece che nutrirci della parola di Dio che ci darebbe la vita, la vita spirituale, la vita interiore, la saggezza, preferiamo fare altre cose, non troviamo mai il tempo di leggere la Sacra Scrittura. E molto se si riesce a fare... <coughs> Un, uh, un incontro alla settimana ecco, tantissimi cristiani vanno a messa la domenica e pensano di essere con la coscienza a posto hanno timbrato il cartellino poi per tutta l'altra settimana basta, non si prega, non si legge la Bibbia non si va a messa eh, non si dice il rosario eh, non ci si impegna e quindi dov'è il cristianesimo? Ecco, eh, io non voglio eh, rimproverare eh, i miei ascoltatori, ecco, però eh, sono, do dei dati di fatto: ecco, queste cose le dicono anche molti sacerdoti. Poi, per concludere, eh, molti che hanno eh, un ministero pastorale, eh, vedono con sgomento che manca nel popolo cristiano il senso del peccato, come abbiamo visto nella lettura di oggi, che l'Israele del nord viene deportato e sconfitto, perde tutto e non capisce, non aveva il senso del peccato, non arriva eh, neanche a capire che la cosa era permessa da Dio, per i loro peccati. E quindi vedete, eh, il, il testo di Isaia ci dice che se non ascoltiamo eh, le, gli oracoli di Dio, ecco, che vengano dal profeta o da un altro, è eh, lo stesso, sono sempre gli oracoli di Dio, anche i santi. Eh, anche i Santi eh, ammonivano il, il loro popolo. Perché delle volte bisogna abbonire. E quindi pensate un po', chiudo così, alla situazione di oggi, dove nell'83 la Madonna di Mezzogiorno ha detto che il mondo sta camminando sull'orlo di una catastrofe e chiede la conversione. Ecco, ci siamo proprio in mezzo anche noi, come Israele. Come abbiamo letto fino adesso nel libro del profeta Isaia, siamo nelle stesse condizioni dell'Israele di allora. Pace e bene a tutti e buona giornata.